Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: tagliata fuori dai palinsesti Rai e Mediaset, sarebbe questa la sorte toccata a un noto volto della TV, che non si vede in giro da un po' anche se i suoi fan la amano e lo dimostrano. Cosa può essere accaduto? Proviamo a ricostruire la faccenda. Tagliata fuori dai palinsesti. Sarebbe la sorte toccata a una rinomata conduttrice TV, bellissima e apprezzatissima, ma evidentemente non dai vertici delle due note aziende televisive, ovvero Rai e Mediaset. Oppure ci sono dietro altre ragioni, come si inizia a mormorare. Le solite voci bene informate. Un'assenza, la sua, che si nota. Rai Mediaset Elisa Esoardi. Ma, è chiaro, certi sospetti non possono essere confermati. E comunque è capitato altre volte, in passato, che qualcuno sia stato tagliato fuori. Nel mondo dello spettacolo talvolta funziona così, o per ragioni politiche o per antipatie o pregiudizi. E allora andiamo a scoprire cosa è accaduto. Anche se, va detto, i fan la adorano. Rai Mediaset. Lei tagliata fuori senza pietà. È tempo di organizzazione dei palinsesti su Rai Mediaset, non per la stagione in corso, ormai di fatto già programmata, ma per quella a venire. Le grandi aziende progettano con largo anticipo le trasmissioni da mandare in onda e mancherebbe, appunto, un nome, nello specifico. Quello di una conduttrice che pure ha avuto il suo successo. Quella che si dice una ragazza notevole, bella, originale, simpatica, spigliata. E alla giusta obiezione che la bellezza non è tutto, lei ha sempre risposto con la professionalità. Quella di uno stile tranquillo e all'insegna dell'empatia. Il suo sorriso, l'aria dolce, l'atteggiamento rilassato le hanno sempre portato molti apprezzamenti da parte del pubblico. E allora cosa può essere accaduto? Secondo una certa idea diffusa sul web centrerebbero in parte i suoi trascorsi sentimentali, essendo la ex di un noto personaggio. Oppure, chissà, semplicemente non è questo il suo momento. Ed è un vero peccato, perché, invece, ha dimostrato di saperci fare. Avete capito di chi parliamo? Semplice. Di Elisa Esoardi. Ecco le possibili ragioni dietro tale scelta. Il nome della bella ex conduttrice della Prova del Cuoco è si è associato a diversi progetti sia in Rai che su Mediaset, ma non ci sarebbe nulla di confermato. Fino ad ora, almeno. Si dava per certo, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle in casa Rai, che approdasse in Mediaset. Spia di questo la sua presenza, in veste di naufraga, all'Isola dei Famosi. Quindi, appunto, diversi rumors. Rumors, appunto. E poi? Se da una parte ci può essere la volontà di puntare su altri nomi ritenendoli più funzionali a ottenere buoni numeri, dall'altra sembra ci siano ragioni politiche. Almeno sul fronte Rai. Questo in base a quanto emerso da diversi siti, non ultimo il Fatto Quotidiano. It che cita quale fonte Tag 43. Ovvero la sua passata relazione sentimentale con il leader della Lega Matteo Salvini e il presunto veto posto proprio da un consigliere nel CDA in quota Lega. Questo quanto si mormora, ma si tratta, appunto, solo di voci. Un fatto, invece, appare certo, i fan la adorano e la inondano, su Instagram, di cuoricini e complimenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.